Calugi, cosa ne pensa dopo aver ascoltato quelle che sono le dichiarazioni degli esponenti politici del governo, ma anche dei principali partiti italiani? Voi potete essere tra quelle categorie per le quali l'estensione del Green Pass potrebbe arrivare? Beh, innanzitutto diciamo che come categoria, quindi come ristorazione, il Green Pass è già operativo, come sa bene, e siamo state una delle poche categorie a cui è stato applicato, peraltro in piena stagione estiva. E noi da subito, pur comprendendo la difficoltà di dover fare magari qualche passaggio in più, di avere anche costi accessori, perché gestire l'ingresso magari della clientela può creare qualche passaggio in più se devi verificare il Green Pass, da subito abbiamo detto se l'alternativa è quella di richiudere, beh, è evidente che la priorità è quella di non chiudere più e quindi assolutamente applichiamo il Green Pass e cerchiamo di estenderlo il più possibile a tutte le categorie in modo tale che si possa dare concretamente una mano, un supporto al processo vaccinale, che oggi è l'unica alternativa che noi abbiamo ad una nuova stagione di chiusure. Per quanto riguarda i dipendenti, devo dirle che sicuramente il processo di applicazione del Green Pass anche ai dipendenti, se fatto con gradualità, nel senso non annunciato il sabato sera e applicato la domenica, ma magari dando un minimo di tempo per poterlo poi realizzare, noi crediamo che sia assolutamente necessario, altrimenti si è nel paradosso in cui i clienti hanno il Green Pass e magari Certamente. qualche dipendente no. Il segretario della Lega Matteo Salvini parlava anche di un altro fatto, quello di ipotizzare i tamponi gratuiti per chi in realtà non è dotato di Green Pass. Sappiamo che il Green Pass si può ottenere o con una vaccinazione completa oppure effettuando dei tamponi uno ogni 48 ore. In questo caso, diciamo, l'intento del Green Pass sarebbe quello di incentivare la popolazione alla vaccinazione. I tamponi gratuiti finora sono stati previsti per le persone che comunque non possono vaccinarsi per motivi sanitari. Ecco, in questo caso per i vostri dipendenti cosa vi auspica, cioè cosa aspettereste? Guardi, ed è tutto evidente che non si può essere contrari a tamponi gratuiti, però è altresì vero che fare tamponi ogni 48 ore, sfido chiunque che debba gestire un bar o un ristorante o una discoteca o un'altra attività di tipo economico, diventa veramente improbabile come gestione. Io credo onestamente che è ora, visto che comunque sono state fatte decine di milioni di vaccinazioni in questo paese, in cui si torni ad una logicità rispetto a questa, al Green Pass e si promuova seriamente l'utilizzo del Green Pass il più possibile, ripeto, perché non si deve tornare, questo è il primo obiettivo, scongiurare un nuovo periodo di restrizioni che per questa categoria sarebbe un colpo mortale. Siete Io stati già ricordo solo che nel duramente 2000. colpiti durante la prima e la seconda ondata, Calugi. Io la ringrazio per essere stato con noi oggi pomeriggio. La ringrazio, arrivederci. Saluto.